Sono su un percorso super nero acrobatico dove il più difficile è qua presente. Fra un po' vi farò vedere quello che ho già fatto. Ancora un po' da fare, è la prima volta e ho scelto già il percorso estremo. Vediamo un po' se ci riuscirò, se non ci riuscirò. È tutto gioco di braccia, gambe, ginocchia, ganci, moschettoni. E poi una carrucola. Questo è il percorso che io ho già percorso. C'è una scala ninja, non so se la si può vedere, dove la vedete, che ho già percorso, dove in poche parole ogni movimento si rischia di cadere, basta ancorarsi forte con i piedi. I moschettoni messi solo sui punti rossi non danno una grossa resa perché sono troppo distanti l'uno dall'altro, occorre usare anche il resto dell'acciaio o del tubo protettivo della scala stessa. Invece qui ho fatto, credo, una rete ninja che invece a mio avviso era più semplice anziché più complicato rispetto alla scala, dove magari tra mani e piedi o anche l'aiuto del ginocchio, i moschettoni, ci si tira su di braccio. E adesso mi trovo davanti questo che non sono sicuro se riuscirò a farlo perché è una rete, ovviamente, anche se non sembra, siamo a 50-100 metri d'altezza, quindi vediamo, vedete quanto sono lontani le persone rispetto a me, perché io infatti, come vedete, vedete, ad un'altezza ben diversa. 1200 metri credo siamo qua in montagna. Ho superato anche la terza prova del percorso super nero. Se avevo un po' d'acqua sicuramente a questo punto era meglio, però credo che fino alla fine riesca a reggere lo stesso. Adesso vi mostro quello che ho superato e purtroppo quello che sta per arrivare. Allora, questo è quello che ho già superato, oltre a quelli di prima. Ho superato anche questa parte qua, che era una rete abbastanza complicata, ma non eccessivamente. Invece questo qua la vedo un po' più dura. Speriamo di riuscirci a superare anche quest'altra. Ok? Qua ci sono degli amici che tentano come me il percorso super nero, che li potete vedere lì. Penso che siamo a metà strada, non lo so. Le corde sono state abbastanza dure, però a un certo punto si può andare anche ad agilità. L'equilibrio si può mantenere. Ho superato altre due prove. Questo qua tipo alla Yurikeki, però da fare in aria, più alto, con piedi e braccia. E poi prima un'altra roba che si perdeva l'equilibrio. Devo fare pure quest'altro. Guarda che c'è la scaletta qua, poi Ed scendi. è più complicato, devo saltarli contemporaneamente anziché un piede alla volta. Speriamo che non mi vengano i crampi. Anzi, Questo poi qua credo scendi sia il più dalla complicato di tutti, perché spiaggia. guardate, se metto un solo piede, bam, se ne vola. Davide, sai È che non ce la bello fai più senza complicato, l'equilibrio? e infatti mi sa che dovrò modificare la regola perché bisognerebbe saltare con due piedi contemporaneamente ogni sgabelletto di questi, Corda, te la giri, te la tenendosi da schiacci, queste ok? corde. Però io l'ho fatto il primo, però poi quando Si può vado a fare il fare, ma capisci? secondo diventa più complicato perché là in No, si aria può fare, traballa ma tutto. ti Un sbatti. macello per fare quei saltarelli e poi questo ponte qua ci ho impiegato mezz'ora, c'ho le mani viola, ho dovuto usare una cosa che mi aiutasse a scivolare di più perché sennò restavo appeso in aria. Adesso c'è quest'altra qua. E poi ci sono gli istruttori sotto che ci stanno buttando maledizioni se non la smettiamo di andare fuori regolamento. Non mi chiedete come, ma non mi sono arreso. Ho fatto anche quell'esercizio lì, aggrappandomi alla sbarra, alle funi d'acciaio e a quegli scaloni come ora sta facendo quel ragazzo. Poi ho finito da poco quest'altro. Un piede da un lato, un piede dall'altro, poi finito il rombo, mi sono lanciato sull'ultimo filo verticale, l'ho fatto tutto da un lato per velocizzarmi e sono arrivato qua. Eccoci qua,
Vediamo, no, ti conviene, non lo so se ti trovi meglio con due piedi o con uno, però con uno stai attento che ti sbilanci più facile, meglio se parti con due e solo qua ne usi uno. Ragazzi, questo è l'ultimo percorso che devo fare, mi devo lanciare così come un funambolo e niente, poi ci vediamo al traguardo. Ragazzi, il pazzo che sono, mi sono appena finito di lanciare da dove si sta lanciando adesso quel ragazzetto di 20 anni, mi sono fatto tutto questo percorso, sono arrivato alla rete. Non l'ho agganciata al volo, sono tornata a metà strada e mi sono dovuto fare Oh, basta. Non puoi di aiutarmi. trazione di braccia per arrivare alla rete e poi vabbè sono sceso. Comunque la prima volta che faccio un percorso acrobatico, però sinceramente non è stato poi tanto stancante, è stato divertente. L'unico problema è che se dovrò mai rifarlo sicuramente mi metterò i guanti perché ho le mani viola ed è quello l'unico problema. E mi dovrò ricordare di portarmi una bottiglietta d'acqua in modo da fare un percorso più tranquillo e sereno. Mi sto autoarrestando perché a 40 anni sto per farmi il quarto percorso, che rispetto al percorso super nero, questo qua si può fare al ritmo di record. Credo stessa cosa come nelle arti marziali, esiste la cintura nera, questa che sia la cintura blu è più facile. Comunque niente, infatti sto andando abbastanza veloce. Adesso mi restano questi altri due. Più semplice del super nero, sinceramente, lo sto usando come defatigante a fine giornata. Ho già percorso pure questi altri. Quei ragazzi di 20 anni si sono fatti due o tre percorsi e sono andati via. Io adesso faccio il quarto. L'ho fatto a modo mio, infatti mi hanno detto di no che è pericoloso, però almeno l'abbiamo finito.